Mi chiamo Barry Allen e sono l'uomo più veloce del mondo. Da piccolo vidi morire mia madre per mano di qualcosa di impossibile. Però era prima, no? Perché vedi, non me lo ricordo. Amici e amiche di Comics Universe, evento eccezionale, soltanto noi potevamo farlo. Abbiamo qui come ospite Barry Allen, ragazzi. Allora, Barry, ciao Barry. Ciao. Ciao, allegria, fantastico. Senti, scusa se ti abbiamo distratto dal tuo lavoro da supereroe, sei occupato col Flash, poi hai fatto un macello infinito. Sono sempre di fretta io. Ma vai. Che ti dice il cervello, ancora non l'ho capito. E... una cortesia, non tornare indietro nel tempo, per favore. Per... cioè, una cosa importante, quando ti casca un bicchiere per terra di birra, non tornare indietro nel tempo per non farlo cadere, quindi c'è... Se continuate a parlarmi in questo tono, torno indietro nel tempo e cancello questa intervista. No, sei fantastico. Vado da qualche altra parte. Continua così, vai avanti sempre lontano. Senti, domande veloci e poi ti lasciamo andare. Sì. Perché Iris West? Non era meglio Linda? No, tanto per dire... Iris ha un bel di dietro. Cioè, quello che ti ha colpito principalmente? Decisamente sì. Beh, effettivamente... Ma quando inizi a parlare... dicendo cose senza senso, lo stai a sentire? No. No, assolutamente. Cioè, i giri intorno. Sì, parla. Sì, no, non è convinta di parlare con me quando invece io sono da tutt'altra parte. Sì, ah, bellissimo. Fai tipo il residuo temporale, sì, tipo. Sì. Vai. È utile la super velocità. Questa intervista non gliela fate vedere anche. No, ci mancherebbe, non lo faremo mai noi, no? Se no torno indietro nel tempo e cancello le cose. Sì, continua a fare danni che tanto ci facciamo altre 12 stagioni così. Senti un po', ma che ne pensi di Arrow? Sai la sua vera identità, ce la puoi dire? Che ne penso? Avete visto, deve essere stracci, ma dove va? Confronta a me. Io ho superpoteri, quello va in giro con l'archetto e frecce. No, ma è uno sfigato. Guarda, no, l'identità non posso dirvela. Non ce lo puoi dire. Diciamo che c'è di mezzo, ci sono di mezzo i Queen, no? I Queen. No? Tia, forse Tia, perché un po' il mento gli assomiglia al mento di Tia. Capite niente, vai, andate avanti. Andiamo avanti. Preparami un caffè! È finito! Prima che questa banana tocchi terra, te lo porterò! Senti, una domanda personale. Tu sei nella Justice League. Sì. Senti, chi hai pagato per entrare nella Justice League? Perché, cioè, so che è un circolo privato, perché molti ci hanno provato ad entrare nella Justice League. A me mi hanno voluto. Ti hanno voluto? League, assolutamente. Ah, sì. Ma hanno dato un tesserino? C'hai buoni sconti al supermercato? Quelli sì, quelli ce l'ho, sì. Però solo per i pannolini. Ah, solo i pannolini? Perché mentre corro non mi posso fermare manco per fare pipì e per fare il resto. Quindi mi servono solo per i pannolini. È tipo schiavismo allo stato puro. Sì. Senti un po', ma sei un po' invidioso della velocità di Superman? Assolutamente no, sono molto più veloce io. Ma ne sei sicuro? Superman in confronto è una lumaca, che è? Anche perché basta gli butti un sasso di criptonite, quello... Oltretutto è finito, sta per terra e si rialza più, Miseria. Adesso cambio la linea temporale per suonare meglio. Un'altra domanda, però questo rimane fra noi, eh? Sì, cioè sì. Non è che esce fuori da... cioè, tra i membri della Justice League, chi ti è più simpatico e chi ti sta proprio sulle palle? Ma decisamente il più simpatico è Batman. Certo, è Batman. Decisamente. Immaginavamo che c'ha più soldi, pure più soldi. Sì. Bruce Springsteen. Ah, sì. Il musicista. No. Però è molto simpatico perché è con quel suo umorismo un po' dark, no? Sì. È molto simpatico. Invece chi mi sta proprio antipatico è proprio Superman, perché va in giro con quella cazza maglietta, con quei mutandine rosse, se possono. Ma non è in giro con le mutande rosse di fuori, cioè sei stupido se hai quelle mutande. È veramente, ma lo guarda, sanno, ma le mutande vanno sotto o sopra? Cioè la capita cripto magari. No, io credo che lui le metta sotto. Ah, sopra. Ma adesso sopra, le mette sotto perché mi sa che se n'è accorto che forse è un po'. Probabile, non lo so, comunque non mi sta simpatico, ci parlo poco. Una curiosità mia, quando Wonder Woman si fa la doccia, sì, non è una spizzata, cioè uno sguardo, magari fai... Ma anche due, ma mica solo una. Ma una toccatina, cioè comunque...
Ma che solo, scusami, sulla mercatina ne do anche di una, tanto non se ne accorge, se ne accorgesse sarebbero guai se questa intervista gliela fate. Ma guarda che questa intervista rimane fra noi, vero? Cioè, sempre tra noi. Amici di Comics Universe, questo non andrà mai in rete su YouTube, canale YouTube, che presto potrete... Perché stai parlando con amici di Comics Universe e qui non c'è nessuno? No, lascia fare, tranquillo. Stai prendendo per i fondelli? No, no, no. Vai a giocare con Zoom, Basta, io me ne vado. Ciao, ciao, Ben. Niente, se n'è andato Barry Allen. Ci ha lasciato qua, quindi se domani vi risvegliate con tre orecchie che magari prima ne avevate due, sapete che è il flashpoint. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Cottici. Allora senti bene, noi non vogliamo togliere troppo disturbo anche perché a Star City abbiamo Central City. Non ricordo. Mi chiamo Barry Allen e sono il più veloce del mondo. Sono l'uomo più veloce del mondo. Sono un perito della polizia scientifica, ma in segreto con i miei amici della Star Labs combatto il crimine e cerco altri metaumani come me. Ho trovato l'uomo che ha ucciso mia madre e non me la ricordo, mi dispiace.